Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Purtroppo perdura il conflitto in Ucraina con la conta dei deceduti, dei feriti e dei profughi che aumenta drammaticamente ora dopo ora. L'Aula ha osservato un minuto di silenzio per ricordare tutti i bambini morti e per ribadire il proprio no a ogni guerra. È stata una scelta che ho fortemente voluto per ricordare i 117 bimbi che purtroppo sono morti, uccisi da questa atroce guerra. È un modo con cui abbiamo voluto ricordare anche tutte le vittime della guerra. Oggi è stata una giornata particolare con le Camere riunite, il Presidente dell'Ucraina Zelensky che ha raccontato la resistenza del popolo ucraino. E questa è una battaglia per la libertà, la democrazia, dei valori della nostra Europa. E è evidente che le parole arrivate oggi dal Presidente Zelensky sono molto forti. Ha paragonato Mariupol a Genova, 400.000 abitanti, l'80% della città distrutta, e oggi gli ultimi attacchi terribili anche nell'unico luogo di cultura rimasto intatto dove andavano a trovare la salvezza donne e bambini. Un minuto di silenzio è un messaggio forte che noi vogliamo mandare e chiediamo che presto possa finire questa guerra e che si ritrovi la pace. Noi come Toscana stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per accogliere i profughi ucraini. Guardate, ogni mattina per venire al lavoro passo sotto la questura di Pisa e vedo tante donne, tanti bimbi, lo sguardo spento. Ecco, io mi auguro che noi non solo possiamo accoglierli, possiamo includere ciascuno di loro e farli sentire a casa propria, sperando che quel sorriso spezzato da questa atroce guerra possa tornare a splendere più forte di prima. Approvato il bilancio di Fondazione Sistema Toscana relativo all'anno 2020, una lunga gestazione che ha scatenato non poche polemiche nell'opposizione. Un'approvazione diciamo un po' tormentata, molto contestata, in realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva, perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti, ma ad oggi il bilancio è prima cosa un bilancio inutile della Fondazione, che quindi è un saldo positivo, è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni, ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa Fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente Regione Toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale. Cioè si occupa di quel settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale, il nostro patrimonio culturale in motori, generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura. Il nostro voto è stato negativo, infatti è emblematico che oggi, marzo 2022, si voti l'approvazione del bilancio di Fondazione Sistema Toscana del 2020. Ci sono state varie problematiche, infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio, diciamo che è stato detto che le cose andavano bene. Abbiamo votato in commissione qualche giorno fa, è passato a maggioranza. Noi diciamo cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana, qualcosa c'è che non funziona, lo dicevamo anche negli altri anni, va avanti con il 90% di soldi regionali, quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione, perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Ci siamo andati a spulciare, a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi oggi e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della regione. Non solo, guardando i bilanci ci siamo accorti per esempio che nel 2017, nonostante la regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a Fondazione Sistema Toscana, ne sono serviti un ulteriori 620 mila per colmare un buco di bilancio.
la Fondazione Sistema Toscana è la fondazione che deve promuovere la cultura, il turismo e l'integrazione in Toscana. Quindi un qualcosa di surreale, cioè che la fondazione che deve promuovere la cultura e il turismo del luogo che forse ha più cultura e storia, tradizione e attrazione turistica del mondo perda 600.000 euro all'anno. Io mi auspicavo quantomeno di fronte a questa gestione, a questa mala gestione, che il direttore generale della fondazione fosse stato rimosso, e ci siamo accorti del vero problema, della vera anomalia. Cioè, Fondazione Sistema Toscana ha avuto per 17 anni lo stesso direttore generale, un signore che ha percepito 115.000 euro di stipendio all'anno per fare male il proprio lavoro, e dopo 17 anni ha finito di fare il direttore generale della fondazione solamente perché è andato in pensione. Più che le polemiche sui tempi, il mio è stato un intervento proprio nel merito dei numeri, perché qui ci sono poste che non tornano. Sono interventi tecnici miei, ho cercato di spiegare all'Aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi, perché è una partita di giro il cui debitore è lo Stato, quindi più garantito di così non può essere un credito, e quindi se viene portato a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema. E leggendo il bilancio mi sono accorta che l'Agenzia delle Entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente, quindi è stato fatto un errore che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione. Le spese di missione sono spese di viaggio, ristoranti e hotel. Esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile. Ora mi domando come una fondazione possa fare un errore simile. Ci stiamo tutti quanti interrogando su quelle che sono appunto le prospettive anche, e soprattutto le capacità di governance di queste situazioni. Lo abbiamo detto anche ieri nella scorsa seduta, da un lato si interviene, come dire, a voler cumulare anche compensi e le cariche, dall'altro però non si vuole assolutamente affrontare la questione delle criticità gestionali. Se le società partecipate continuano ad essere gestite nella sola ottica, come dire, di occupazione di posti e di moltiplicazione di poltrone, questa è una logica che noi non possiamo accettare. C'è un grande lavoro da fare, che è quello di prendere sul serio un piano di razionalizzazione, che è quello di evitare di continuare a propinare annunci dove si moltiplicano le società partecipate, che sembrano quasi la panacea della risoluzione dei problemi della Toscana, quando in realtà ciò che emerge oggi è che nessuno pare essersi occupato, quantomeno negli ultimi 10 anni, della reale funzione di questo tipo di strumenti. Via libera alla mozione per aumentare la produzione di cannabis per uso terapeutico, che ha visto Jacopo Melio come primo firmatario. Ascoltiamo. Il Consiglio regionale ha risposto in maniera estremamente positiva, votando all'unanimità questa proposta di legge, che andrà ad inserire all'interno del percorso di formazione continua offerto dalla Regione ai medici di base un percorso di preparazione sui medicinali cannabinoidi, e quindi si va a combattere quelle remore culturali che ancora oggi purtroppo impedivano la somministrazione di quello che è un vero e proprio farmaco salvavita a migliaia di cittadine e di cittadini che potranno così trarre un enorme beneficio da questo principio attivo. C'è stato un lavoro importante in commissione che è partito da un dato, cioè la Toscana è stata la prima regione a usare, a permettere l'uso medico dei farmaci a base di cannabinoidi. Ciò nonostante c'è necessità di una maggiore diffusione intanto della conoscenza delle modalità prescrittive, e quindi con questa norma che abbiamo approvato in Consiglio regionale all'unanimità si va a dire che si dovrebbero inserire, che è bene che si inseriscano nei piani di formazione del personale del sistema sanitario regionale, dipendenti e convenzionati, quindi anche medici di base, tutta una parte di conoscenze sull'uso e le modalità prescrittive di questa tipologia di farmaci, per diffonderne
l'utilizzo laddove è necessario. Dall'altra parte c'è un tema di approvvigionamento importante, per questo abbiamo approvato una mozione che richiama la Giunta a valutare con attenzione tutte le strade che possono permettere di aumentarne la produzione in Toscana, perché sappiamo che dobbiamo comprarla dall'estero e anche questo spesso non basta, e quindi una politica specifica per aumentarne la produzione in loco. Questo è un tema a me caro, perché negli anni in cui sono stato Presidente della Commissione Sanità abbiamo lavorato perché questo potesse diventare all'interno del programma sociale della nostra regione è una questione non soltanto di principio ma reale, e quindi è stata attuata una politica importante che porta alla conoscenza, allo sviluppo, alla sensibilizzazione dell'utilizzo della cannabis per fini terapeutici. Noi sappiamo che il dolore di per sé è un alert nel corpo delle persone, non si deve convivere con il dolore è una spia che quando si accende ti dà un segnale. Se si può sopperire al dolore, lo si può utilizzare per fini terapeutici, la cannabis è importante farlo, serve cultura, serve formazione, serve che il personale ne abbia consapevolezza non soltanto nell'accezione cosiddetto del fine vita, ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie, all'interno, prima nelle fasi appunto terapeutiche, una volta individuata, diciamo, una diagnosi che viene accertata. Per fare questo serve consapevolezza, formazione, serve che la medicina di base ne sia consapevole, serve nel territorio, serve soprattutto nelle ospedali di comunità e serve essenzialmente produzione. La Toscana e Firenze ha un centro d'eccellenza sulla produzione che va incentivata non soltanto ovviamente per la Toscana, in primis per noi stessi, ma anche a livello nazionale. Questo può portare lavoro, ma soprattutto può portare sollievo a tante persone che soffrono. Dobbiamo, quando si affronta questo tema, sgombrare il campo e dire che si parla appunto di cannabis medica, che deve essere prescritta da un medico abilitato a questo tipo di prescrizione. Non c'entra niente con il dibattito sulla liberalizzazione delle droghe leggere, sono due mondi completamente differenti. Da questo punto di vista, la proposta di legge che oggi il Consiglio regionale ha approvato, su una proposta di cui il primo firmatario è Jacopo Melio, va nella direzione di accrescere la formazione nei confronti del personale sanitario toscano, proprio rispetto appunto alle prerogative e alla importanza di utilizzo della cannabis medica. Molti medici non sono consapevolmente aggiornati su questa tematica, quindi è giusto che il sistema sanitario regionale si metta in pari e preveda appunto un aggiornamento nei confronti del personale sanitario. L'altro tema è quello della carenza grave di cannabis medica, tanto che non può rispondere la quantità prodotta, non può assolutamente corrispondere alle esigenze dei pazienti che ne fanno uso e che ne devono fare uso, sottoponendo gli stessi a una rincorsa la mattina presto davanti alle farmacie ospedaliere, che non è dignitosa e che comunque non va in questa direzione. L'unico struttura abilitata alla produzione di cannabis medica in Italia è l'Istituto Farmaceutico Militare Fiorentino. Da questo punto di vista penso che la Regione Toscana, non fosse altro per questo motivo, deve essere avanguardia e mettersi appunto come regione pilota verso una battaglia che è prima di tutto una battaglia culturale, che poi appunto una battaglia di civiltà. È un problema che aveva attivamente impegnato la ex ministra del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo, che venne proprio all'Istituto Militare per cercare di capire quali fossero le quantità che si potevano produrre e soprattutto trasformare a scopo terapeutico. Bisogna abbandonare una volta per tutte quelle manipolazioni, quelle strumentazioni che vengono fatte ogni volta che si parla di cannabis. L'utilizzo terapeutico della cannabis è una delle soluzioni, per alcune persone forse l'unica, per riuscire ad alleviare dolori o comunque sia lenire problemi di natura sanitaria che si hanno. Quindi formare il personale a un utilizzo attento e soprattutto alternativo alle normali principi farmacologici è sicuramente da promuoversi. A questo punto va promossa anche la produzione. Abbiamo presentato un emendamento alla mozione del collega Melio, che impegna a cercare una soluzione per quanto riguarda quella parte di infiorescenze, che sono, diciamo, la parte più problematica, che vengono prodotte in eccesso da coloro che producono cannabis o producono canapa per altri scopi, magari di natura industriale, e che invece di essere distrutti o costituire un problema
per la componente diciamo psicotropa che contengono, possano essere al contrario utilizzati.